Domenico Manfredi, oggi la presentazione della linea di prodotti vegani. La pasticceria Delì attenta alle esigenze di tutti. Sì, abbiamo iniziato da tempo questo discorso di pasticceria salutistica. Io voglio introdurre il vegano, poi è come dire, la terminologia vegana, però sono dolci che vanno bene per tutti, cioè nel senso non è bisogno essere vegani per mangiare dolci fatti in questo senso. Nello specifico, quali prodotti sono acquistabili qui alla pasticceria Delia? Allora, abbiamo una vasta gamma di prodotti che poi sarebbe una pasticceria quasi normale, cioè quasi normale, cioè normale. Nel senso abbiamo la colomba, abbiamo i biscotti, abbiamo la pasta di mandorla, abbiamo il cioccolato, c'è tutto, si può dire. Quindi attenzione al benessere, ma senza sacrificare il gusto. Certo, sì, ci sarà un pochino di differenza nel senso di un gusto più leggero, nel senso non essendoci il burro, quindi c'è la margarina che è più leggera. Però il grasso c'è comunque, nel senso non è qualcosa di magro. Mangiare qualcosa senza burro, senza margherina, magari sarebbe un pochino troppo leggero, però va bene così. Red Kantian e Chiara Kantian qui a Teggiano, come mai la scelta di diventare vegani e da dove nasce questo libro? La scelta di diventare vegani è una scelta naturale, è più naturale non esserlo vegani. E il libro nasce proprio con la voglia di raccontare questa nostra esperienza. Io attraverso un racconto di 100 pagine sull'etica vegana e Chiara con le altre 100 pagine raccontando le sue ricette. Sì, il papà ha fatto diversi libri da solo fino ad oggi. Questa volta mi ha coinvolto perché io sono cuoca, sono diventata cuoca che ero già vegetariana, quindi mi sono sempre occupata di cucina vegetariana e vegana. Abbiamo voluto mettere insieme questo libro in cui appunto lui racconta la sua esperienza e racconta dei punti di vista più etici e più magari degli spunti su cui riflettere. Io invece mi sono occupata di 50 ricette, 10 per stagione e 10 dedicate ai dolci. Cosa dà e cosa toglie l'essere vegane, visto che alcuni lo considerano un estremismo alimentare? Ma dà più salute, dà una coscienza più leggera, dà un'unione maggiore, più forte con gli animali, con l'ambiente che ci circonda e con la nostra salute e toglie quello che ci fa male, quindi direi che alla fine ci si guadagna e basta. I dolci del maestro pasticcere? Guarda, lui è pericoloso anche se è scritto vegano, ok, sulla giacca fa delle cose troppo buone, troppo buone. Io sono sconvolto, neanche a Milano c'è una pasticceria così incredibilmente bella, buona, ricca. E poi questi dolci che stiamo vedendo qui sono tutti vegani e vi assicuro che non hanno nulla da invidiare a quelli fatti con l'uovo e col latte, sono meravigliosi. Lui è veramente un grande.